ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Video velocissimo, soprattutto perché volevo in live, e mi scuso se la settimana che è iniziata non ha visto il lunedì diciamo la live con PES, ma ho avuto, come vi ho detto anche nei, come si dice, nella nel mio weekly, no, weekly che vi invito a seguire tutti i sabati / domenica, cercherò di essere presente con una decina di minuti per fare più chiacchiere a voi. Dicevo, se appunto il lavoro non lo permetteva, e oggi è stato appunto oggi, questa settimana abbiamo incominciato con un lunedì di fuoco e quindi non sono riuscito ad andare in live, e quindi non c'è stata la live, ma cosa migliore forse, perché oggi appunto ho posto un video introduttivo nella quarta stagione con la Master League, con Mr. Lothar Matthäus, dove decideremo dove andare e faremo una prima diciamo fase di mercato, in maniera tale che nella live che faremo, e quindi settimana sarà un po' sconvolta, e appunto giocheremo subito e faremo subito qualche partita. Allora, andiamoci a vedere cosa è successo. Ufficio allenatore, carriera allenatore, non ci abbiamo. Offerte allenatore, ci abbiamo. Come abbiamo fatto un bel campionato, perché poi alla fine siamo arrivati settimi, no? Quindi abbiamo sfiorato l'accesso in Europa, cosa che insomma è decisamente importante. Dicevo, abbiamo la Fiorentina che ci ha chiesto di essere il loro allenatore, poi il Vicenza ovviamente ci ha chiesto di prolungare perché credo voglia ambire a un posto in Europa, il Rostov, il Milan e poi una squadra cilena, l'Università del Cile. Allora ragazzi, io ovviamente vorrei andare via dall'Italia, quindi Mr. Lothar Matthäus vuole andare via dall'Italia. Sono state fatte una serie di ricerche, sono state fatte una serie di procuratori, che sono io, di Mr. Lothar, ha cercato la migliore offerta dal punto di vista economico. C'erano due alternative al Vicenza: il Milan e il Rostov. Il Milan è quello che ci dava più soldi e ci permetteva di subito di anche accarezzare, diciamo, l'Europa, perché come avete visto, come avete visto ragazzi, fateci una cappatina negli episodi precedenti, il Milan si è piazzato in Europa League, la Champions è andata alle altre squadre che non me lo ricordo. Però il Vicenza, no, noi diciamo grazie al presidente Rosso, ma insomma basta, dopo 3 anni l'abbiamo portato in Serie A, l'abbiamo fatto fare una discreta Serie A, vogliamo interrompere il rapporto. La Fiorentina non era dal punto di vista economico la squadra che ci dava una grande, non ci faceva una grande offerta e soprattutto non ci garantiva una grandissima squadra. Allora abbiamo deciso il Rostov, quindi per la giovane di Gabriele che voleva che io facessi il mister della Fiorentina, o meglio che io facessi il procuratore del mister della nuova Fiorentina, quindi Lothar Matthäus, noi scegliamo il Rostov. Allora, campionato, giochiamo nella prima serie russa, vediamo, vai, accetta il campionato. Può cambiare idea fino al 30 di giugno, anche no. Allora, noi torniamo indietro di qua, torniamo indietro e andiamo avanti. Qui ci sono tutte le cose. Tanto vedete, ecco qui, la Juventus è la seconda, lo scudetto l'ha vinto l'Inter, quindi l'Inter ha vinto lo scudetto con 93 punti, La Juventus seconda, quindi champion, poi il Napoli champion e Roma champion. Poi il Milan 60 punti e addirittura il Sassuolo in Europa. Noi siamo arrivati, porca la miseria zozza, settimi, quindi niente. Andiamo avanti, tutto finito, Chiellini si è ritirato, meno male, stagione successiva, vai! Noi diciamo di sì e quindi noi voliamo a Rostov e vai con il volo a Rostov, e in corso stagione 2023-2024 andiamoci a vedere lo stadio del Rostov, vai con Rostov! Dicevo. Torniamo indietro del coso. Allora, conferenza stampa. Dicevo,
del mister con il Rostov, dicevo ragazzi, questa serie la porteremo avanti anche oltre il 30 quando esce. Allora, tanto poi ve lo dico dopo. Allora, che stile gioco intende adottare in questa stagione? Peccato, speriamo che nella prossima vada. Voglio vedere un ciclo da pulire e poi voglio davvero far faville. Vai, ok. L'obiettivo è sempre la vittoria. A me piace giocare un calcio in cui tutti i tifosi possono andare pieni. Evitiamo il gioco sporco e le perdite di tempo. Giochiamo così. E questo è quello che è. E dicevo appunto, ragazzi, questa serie la portiamo avanti anche quando uscirà e Football 2022. Perché sapete che non ci sarà subito l'aggiornamento, la patch, come chiamatela, come vi pare, della Master League. Quindi noi andremo avanti con il Rostov e poi con l'esperienza col mister Lothar Matthäus, anche se magari potrebbe essere un'idea tornare indietro, perché ora insomma comincia a essere parecchio avanti. Siamo alla quarta stagione della Master, quindi tanti campioni, avete visto che Chiellini si è ritirato, insomma tanti personaggi si sono ritirati. Questo calcio non è un re, è il primo giorno di finestra di mercato. Allora andiamo a vedere innanzitutto le squadre che noi affronteremo. Alcune ovviamente sono fake come nome e come diciamo, poi le impareremo, poi magari faremo un video in cui dedicherò perché questa è la stagione 2024, quindi. Però appunto, per esempio, quindi Mosca non è una fake, la Rural non è una fake, l'Arsenal Tula non è una fake, lo Spartan Mosca non è fake, ci dovrebbe essere la Shakhtar Donetsk che non è fake, poi il Kimi non lo so, il Grozny non lo so, il Rotol Valgro, poi le scopriremo piano piano, così come scopriremo i giocatori. Allora, ufficio allenatore, vediamo un po' chi è che messaggi. Nuovo arrivo nella primavera, vice allenatore, se non felice di fare che nuovo arrivo nella squadra primavera, attenzione ai contratti. Allora, se hai molto da fare, credo dovresti dare un'occhiata a questa. Ecco il mio. Felipe Curcio, e poi Ghe Board e Pomazun. Se non si proviamo per la situazione, ok. Primo giorno di presa di mercato. Allora, noi andiamo subito a vedere la squadra. Trattative, e poi si guarda cosa c'è. Allora, la mia squadra. Allora, noi abbiamo il portiere, il Pesjakov. Poi, ovviamente, io, essendo uno che storpia nomi, ovviamente insieme ci diverteremo a storpiare. Poi abbiamo Kristakov, che è un difensore centrale, Hrdzanovic, che è un altro difensore centrale, terzino sinistro, però vediamo come si può giocare. Poi comunque la squadra è ottima. Poi di punta abbiamo Prica e Tosovski. Ecco qui magari. Poi abbiamo Scognamillo, Felipe Turco, lui, e poi c'è Hashimoto. E poi io volevo un'altra punta, Puloz, un'altra punta, Obukov, un'altra punta, Burgo, troppe punte. Allora, io direi di mettere sul mercato qualche cosa. Lui mettiamo Polica trasferimenti, offerta aperta di trasferimenti. Ok, e ne presto. Ok, poi abbiamo, io direi di metterci anche qualche giocatore tipo questo cinesino. Mettiamolo aperto, rifiuta tutte nei prestiti. Il cinesino si mette in prestito. Allora, finisce Scognamillo, non si aggiunge niente. Come Curcio invece uguale. Allora, io direi, come punte ce ne abbiamo diverse. Io volevo vedere se prendiamo un punteros, vediamo un po' conoscere. Delia, Grego, lui è forte. Questo centrocampista, mettiamolo aperto a tutte le offerte. Poi abbiamo un trequartista, noi non giochiamo. Poi un'altra punta, sono tutte uguali. Questo lui è il secondo termine agosto di quest'anno. Aperta le offerte, mettiamola nel trasferimento. Poi anche lui termina il contratto quest'anno, non ci interessa. Tutte le offerte sono queste. Poi io direi di prendere il portiere, va bene. Vediamo un po' come gioca la squadra, eh? Gioco della squadra, gioco con due punti, va bene, ragazzi, questo è il gioco mio, va bene così. Abbiamo Dosowski e Plica che sono le due punte, poi abbiamo due centrocampisti e il CLS che è lui ed è Eremenko, poi abbiamo Matheus Nunes e poi un mediano. Si gioca come con l'altra squadra, guarda. Christoph e poi il quanti soldi ci abbiamo per far mercato? Info sulla mia squadra, programma, stato del giocatore, lista, ruolo, squadra, prestazione del club. No,
Quanti vaini ci abbiamo per fare mercato? Allora, trattativo, numero di maglia, trattativo. Andiamo a vedere quanti sono. Ah, eccolo qui. Ci abbiamo 2 milioni, poca soldi. 2 milioni e 986 mila. Ci sa veramente poco. Allora, ricerca avanzata. Io direi, io mi porterei subito qualche giocatore in maglia. E io direi nella Serie A, nel Vicenza, ecco qui. Io qualche giocatore me lo prenderei in cerca, me lo porterei via. Allora, Shrubs anche no, perché ha fatto schifo. Il Chebano mi è piaciuto parecchio. Io metterei Cigarini, trasferimento. Quanto piglia? Là là, 16 milioni. Troppi vaini, Cigarini, ragazzi. Abbiamo creato un mostro. Berami, fantastico. Lui già è diverso. Berami, prendiamolo, vai. Prendiamo Berami. Si porta via qualche giocatore del Vicenza. Questo, quanti soldi vale? Lo vedete? 26 milioni, ragazzi. Abbiamo fatto ricco il Vicenza. No, non ce lo possiamo permettere. Lopez, però, sì. Quanto costa? Lopez, ce lo possiamo permettere. Bene, i giocatori del Vicenza ce li siamo portati. Poi basta. Poi andiamoci a cercare. Come si fa per annullarlo? Così. Allora, osservazioni. Andiamo. Allora, io direi di fare un giretto. Osservazioni. Riviste punti deboli. No. Posizione attaccante. Così specifica. Punta. Area. Inghilterra. Prendiamo un inglese. Valutazione generale. Budget. Consiglio. Certo. Ok. Poi qui invece io lo metto, posizione del punto forti deboli, area io mettevo in Italia, vediamo. Consiglio, aspetta, l'organizzazione generale, non ignora il budget. E poi qui io piace sempre il, mi piace assai il Russia, azione del e andiamo in Russia. Quindi abbiamo sguinzagliato un pochino i centri. La primavera che ci ha vinto? Qual è il giocatore primavera che ci potrebbe fare comodo? Sono tutti gente tipo Murray. Secondo me, vedi, il valore di mercato vale una stonfo di soldi. Io questo qui lo venderei perché rientra nella mia. All'Inter selezionato. Quindi ingaggiano. C'è Pegolo. No, non ci credo, c'è Pegolo. Non ci credo. C'è Pegolo. Vabbè. Allora, dunque, qui abbiamo la prima partita, ce l'abbiamo il 22-8, quindi ci abbiamo, qui c'è la Coppa di Russia. La prima partita con chi ce l'abbiamo? Boh, qui non si capisce. Vediamo un po' le squadre. Allora, Rostov, ovviamente, quindi Mosca, Wafa, Ural, Arsenal, Tula, Rotor, Vordan, Abs, Grozny, Spartan, Mosca, Tambov, Kimi, Krasnodam, Dinamo Mosca, Rubik, Kazan, Zenit, ci sono tutti. Alcune sono un po', secondo me, di fake sono poche, però non sono tantissime squadre. Quindi secondo me qui si fa anche presto. Vabbè. Comunque, andiamo avanti. Trattative. Andiamoci a prendere qualche svincolato come si fa sempre. Io questo dico, come si fa a levare allora? Beh, qualche cinese. Svincolati mi sembra. Ah, annulla. Ok. Ricerca speciale. Finta seguimento. Rinnovato. Svincolato. Chi c'è di svincolato potrebbe far con noi? Cerco una punta io. Ma le punte, ragazzi, secondo me cerco sempre. Nessuno. Siamo alla quarta osa. Rudy, Manfredini, portiere. Pastina, italiano, 22 anni. Se è svincolato vuol dire che fai schifo. Vergani è un opportunista, 66. Tutu, io qualche giovane ce la voglio mettere. Trabotta, ragazzi, terzino sinistro. Brioni, Albania, rapace d'aria, svincolato, 69. E un albanese, proviamo a quanti vani vuole? 300. Anni, ne facciamo 3. Prendiamolo a prendere, vai, prendiamoci un albanese. Ovviamente con questi giocatori si va un po' lontano, però. Poi prendiamoci qualche giocatore. Altro cos'è?
poco c'è. Robinson, Camarasa, che ha giocato lì. Fabio Nunes, giusto? Non lo so. Julio Cesar, pochissimo. Wellington, sono collante, questi sono tutti rinati, non mi piacciono. Paolao, tutti rinati, via questi. Allora, qui diciamo lista dei prestiti, lista dei trasferimenti. Vediamo. Oh, ci vuole qualche giocatore interessante. Bellerin, Hector Bellerin, questo sta uno stonfo di Vaini. Questo un mediano con i fiocchi, un collante 31 anni. Quello ci può fare la differenza. Quanti Vaini vuole? Ehi la la, non ce la possiamo permettere. Allora, questo è un opportunista dell'Arsenal a 24 anni. Un Ketiak, prestito per un anno. Quanti Vaini vuole? 4 milioni. Non ce l'abbiamo. Non c'è nemmeno un'offerta simile. No, via. Ce la facciamo, ragazzi. Iniziale di ce l'abbiamo. Io volevo prendere il grande colpo. Tanta, Ozilla. Ozilla può giocare da tutte le parti. Per trequartista, noi non giochiamo oltre il quartista. Quindi, chi Davis, chi è questo? Un gioco in Serie B. La pace d'aria. Kalinic, portiere. Ramsey, giocatore chiave. Allora, questo chi è? Maupai, no, opportunista. Maupai, proviamo a prendere questo qui. Francese, attiva i voli. Questi cosa hanno bisogno? Ma in cosa si crede di prendere? Il giocatore Connolly, opportunista. 23 anni. Non c'è niente. Abbiamo pochissimi soldi. Finché non si vende. Finché non si vende, bimbi, è un casino. Finché non si vende. Questo Butchavi, bello, opportunista. Prestito di un anno, quanti soldi vuole? Io troppi soldi, via ragazzi. E qui non si può fare le nozze o fili secchi. Andiamo avanti, vediamo se qualche giocatore si vende. Bisogna vendere i giocatori per far mercato, nemmeno gli svincolati che fanno schifo. Vediamo un po' se qualcuno si è preso. Sì, questo video sarà appunto girato così, infatti non potevo farlo in live. Vediamo un po'. Trasferito al top in Russia. Buffarini dal Boca Juniors. Trattati. Vediamo un po'. Altre squadre. Berami si sono allenati. Per come mai? Le nostre fette si sono allenate. Il giocatore ha un ruolo troppo buono nel suo prezzo. Via. Brioni si è preso. Lopez. Brioni si è preso. Accetta Temi, si è preso questo ragazzo albanese. E va bene. Dai. Quindi questi due, niente. E se non ci sta soldi, ragazzi, fino a che non si vende qualcuno, qui bisogna vendere qualche punta importante, che lo vogliano. Ora si metterà sul mercato qualche punta, con la speranza che poi non si rimanga col piedi a terra. Qualche giocatore pesante, con ingaggi pesanti. Brioni si unisce alla compagnia di squadra, e non è che sia una punta, però magari potrebbe diventare. Trattati. Oh, la mia squadra. Vediamo un po'. Qualcuno. Questo Yashimoto dei Guadalajara, costo trasferimento, te ne rendi? Cioè, questi si approfittano di noi. Questi bastardi. No, che bastardi. Sia il Ruby. Rinegozi. Se no, de. Poi. Questo, Guadalajara. Ma te ne rendi conto? Che bastardi. Poi il cinesino lì vale 1 milione, mi danno 200. Ma siamo scemi. Se lo vuoi. No, ma nemmeno. Vabbè, dai. Si perde il cinesino a tanti. Cioè, ragazzi, vergogna. Brioni si è preso. Costa 571. No, voglio andare a vedere. L'osservazione, c'è già qualcuno? Allora. Oh, giocatore da seguire. Azoro del Serie B, lui potrebbe venire. Un Azoro, una punta Azoro.
potrebbe venire da noi. Quanti soldi ci vuole? Un milione, un milioncino. Ok, si fa giocare 3 anni. Proviamo questo giovane Asorio, questo Asoro, no Asorio, che dopo gioca di punta, può giocare anche esterno. 24 anni potrebbe essere il nostro punto forte. E ora vendiamo, questo non c'è nessuno, e vendiamo, mettiamo sul mercato i pezzi da 90. Vuole di mercato 1 milione, ma non ci sono pezzi da 90. Eccoci, 7 milioni. Centrocampista, ma Norman, ragazzi, questo lei gioca. Come faccio a metterlo sul mercato? 15 milioni. Ecco, Eremenko, via, mettiamolo. Politica a tutto. Via, lui sicuramente sarà, però non giochiamo con il quartista. Poi, vediamo un po' qualche altro giocatore. Questo è tutta robe. Questo CLS ci fa comodo. 11 milioni. Io no. Vai. Politica trasferimento. Chi c'è? Questo è un niente, questo è un balena semplice, lui mamma mia, questo nulla. Questo è 1 milione, CCC, però è forte. Batista, questo trequartista, via. Questo non vale nulla, questo non vale nulla, questo non vale nulla, questo vale nulla. Andiamo avanti. Vediamo un po', eh. Vediamo se qualche giocatore. Allora, trattati. Oh, via. Altre squadre poi si guarda. Allora abbiamo il portiere. Eh no, portiere, mi dispiace. L'Ural. Se lo vuoi, lo piglia a questa cifra. Se no, t'attacchi. Questo è fallito. Ma questi vogliono fare oggi o noi? Ecco, Dion ha scelto un'offerta di trasferimento di lui. Io voglio 1 milione. Vai, proponiamolo. Poi chi c'è? Questo, il portiere, Ruby Kazan. C'è un pochino di più. Questo Shoki, un altro portiere. Ok, abbiamo venduto. Poi c'è lui, fallito. Questo 1 milione, idiota. Questo Rudo 2,28, successo. Vabbè. Altre squadre. Lui. Squadre di giocatore da problema. Chiedono di aumentare il costo del servizio proposto. Accetto, vai. Si prende questo giocatore. Quindi, secondo acquisto. 2 punte abbiamo preso. 2 punte che sono un giovane e questo Osorio. Vai. Poi, andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo un attimo dove si arriva la prima, perché poi dopo il calciomercato dura parecchio, eh? Però noi arriviamo prima, fino alla prima partita. Qui c'è. Questo è un buon giocatore, di punta, di colore. Vediamo che quando poi ci sarà la neve. Ora sono curioso di vedere i campi innevati, eh? Sono molto curioso di vedere i campi innevati. Là, scherzoso, ci dice molto di colore che fa il manager del Rostov. Comunque, allora, mi chiamo Osoro e sono arrivato a Rostov. Non vediamo così questi capite? Ho bisogno di essere Osoro. Vai,
Però faremo anche delle nuove copertine, eh? Questa qui magari no, però non lo so. Allora, gestione squadra. Gaggia Rudanov, trattativa. Osservazione, intanto andiamoci a vedere qui. Qui niente. Abbiamo problemi di tornare, cosa ne abbiamo bisogno di osservazione? Vabbè, russi. Ok, poi Polop, allora chi è che Rocky, allora che cosa mi ci hanno messo? No, poi averci qualche soldo per puntare qualche top player, magari un po' vecchiotto, non lo so. Proprio le sue condizioni, chiedo di lui che cosa trasferimento. Portiere, Ganzi, sti del Lula, vogliono fare le nozze o figli secchi. Ok, accettato, via. Abbiamo preso, venduto una punta, tanto ce l'abbiamo. Poi questo sempre ok. Pochi, vedete la stessa finalità, cosa vedete? Senza applicare, ok. Vai. Ok, allora diciamo che si sta andando avanti. Siamo proprio così i soldi, io volevo prendere una punta, la casetta di 600.000 non ce la so proprio per mettere, cioè quelli a 15 milioni, e se no si farà con quello che si farà, ragazzi, bisogna prendere qualche giovane. Io ingaggio a Poloz, vedi, Poloz ha ricevuto il commento sulla cessione, quest'anno mi ha coperto l'effetto, sono l'idea di Rosdo. Oh, Rosdo, c'è una trattativa, la mia squadra. 2 milioni, ah! 2 milioni, è un centrocampista importante. E lui? Ok, tanto questo portiere si leva da torre. Accetta te. Vai. E poi questo qui ci dà 2 milioni e si va a 6. Vai, accettiamo. Vai. Abbiamo ora 6 milioni. Vediamo se c'è qualcun altro. Vediamoci, poi ci bisogna fare, magari si piglia le punte o centrocampista, qualcuno che ci faccia fare la differenza, se no si fa la squadra come Vicenza, poi nel reparto di gennaio la mettesi lì è cambiato. E Mamev, lui è un bel giocatore, in questo momento è vero onore poter fare i tamponi che gioca in questa squadra, è il migliore del campionato. Vabbè, trattative, osservatore. Oh caca, wow, e Murgia. Allora, giocatore da seguire. Allora, Stefano Kaká c'è 34 anni, è un bomber. Ma io prenderei Murgia. Murgia non è male, onnipresente. Quanti vani ne vuole? 2. Vai, Murgia. Oh, Kaká, ragazzi, questo qui invece... Israele della Juventus, opportunista, chi è questo? Zahavi, un 17enne, non mai sentito di lui, 75, quanto vuole? Okaka quanto vuole invece? Okaka perché c'è un vecchiotto, Stefano Okaka, italiano, in Russia, che mi sembra proprio importante, proviamo, vai, facciamogli le due. Andiamo Okaka, vai, come punta, proviamolo, dai, il bash che potrebbe far da chioccia. Vediamo un po' qualche altro giocatore. CLS, 2 milioni il Sile. CLS, però lui gioca. Fa vedere un giocatore da scambiare di punta che c'ha. Guerra,
24 anni, rapace d'armi, ma di due punte, e se no terzino sinistro, italiano lui, o chi è questo? Martel, centrocampista, classico, come siamo questo? Hernandez. Hernandez non sarebbe, ma 18 anni, anche questo lì è un coso, una leggenda. Esterno sinistro, senza palla, vedi? Lobos, si potrebbe far cambio con Lobos, sinistro. Ecco la punta. Abbiamo preso tante. Andiamo con questo calcio mercato. Se si faceva online si perdeva, con la live si perdeva un po' di tempo. Andiamo un po'. Ora magari interrompiamo qui e poi magari a monte tate per Murgia, no? Oh, perché? Murgia se non mi è venuto venire. Andiamo un po', come mai? Okaka? Cosa trasferimento? Murgia? Il giocatore di mente chiave della sua squadra attuale. E allora che cacchio vuole? Ingaggio proposto. Ingaggio annuale proposto. Accettate. Allora, Stefanone è da noi. Poi vediamo un po' se si prende qualcun altro. C'è Trumpista, sarebbe divisore Scugnamillo del Frosinone. 1 milione. La fetta non sta, accetta te. Vai. Abbiamo preso Lobos. Markov, non è una fine della cosa, siete di 100. Ok, ho capito. Scugnamillo, difensore centrale di Nevozia. Vediamo come si può prendere giocatore da scambiare. 33 anni, Tabanelli, tanto italiano al centrocampo. Denisi, questo è Novakovic, di auto, 18 anni, sono tutti allenati. Ricci cos'è? Un mediano, questo è forte. Ribuzzi, Volpe, Ciano, 33 anni. Io volevo prendere Federico De Denisi, opportunista marinato. Tabanelli, 33 anni. Vai, prende Tabanelli. Vediamo un po' se riesce. Ok, avanti. Lunga, si tratta di dire, sono lui, ma ci voleva. Andiamo un po'. Peccato se Murgia non è venuto, era un bel pezzo. Oh, Stefano Kaká, anche se è un po' vecchiotto, però è un po' di esperienza. Vediamo un po'. Stefano, dai. Lui deve giocare a titolare. A parte se almeno ce la fa a farsi a titolare, giocherà in panchina, poi entrerà. Lui è abituato a giocare all'estero. Già fatto l'estero, ha fatto tutto, ciao. Non è più un giovanotto, ovviamente. Saltiamo, dai. Saltiamo queste inconvenienze. Tenete in top in Russia Premier. Se siete stati diventati di Dio Volver, se vado a trasferire il rosso, se siete da Udinese a per 1 milione e 100. Ok, trattati. Ma sono impazzito. Vediamo un po' perché forse è meglio. Oh, in Inghilterra. Abbiamo come punte Puskas. Vediamo un po'. Perché qua ci sono un sacco di punte. Puskas. Della seconda divisione inglese. Questo è forte, ha 27 anni. Kimala. E Armstrong, che lui gioca di via e di là, opportunista. Io direi di provare Armstrong, che anche mi tira molto posh, Puskas, ma tosta. Guarda. Vai, lui.
tanto non si possono prendere top drive, ragazzi. E poi Armstrong, quanti vai ne vuole? Due. Qui Italia, sempre lui. E qui, difensore centrale in Russia. Buono questo. È del CSK Mosca. Diven. Vediamo un po'. Non ti va in ore. Non sto. No. Vai. Proviamo. Proviamoci. Abbiamo un po' passato. Questi sono bei pezzi. Dai, meno male. Ci hanno dato dei... La mia squadra chi è che se ne va andare? Cognamillo? Ok, cosa vuoi dire? Allora, un po' di gente ce l'abbiamo, eh. Di punti ce l'abbiamo diversi, tutte interessanti. Vabbè ragazzi, io direi, vediamo un po' a che punto siamo arrivati. Poi dopo siamo ad agosto. Primo d'agosto. Qui, trattative. Vediamo un po'. Cognamillo è fallo. Ce l'ha niente giocatori. E qua le altre squadre. Armstrong. Siamo sempre trattati. Via. Avanti. Siamo, si avviciniamo appunto alla prima partita che non faremo in questo video. Questo video è solo calcio mercato. Ma è due. Mamma mia. Vuol dire che c'è qualche novità. Ecco, altre squadre, nessuno è bevuto. Attenzione allenate, Armstrong. Ormai, questo. Oh, Puskas, viene. Accetta te. Vai, Puskas. È dei nostri. E questo, Diev. 3 milioni. Accettiamo. Ah. Fine trattative, non ci ha preso per mettere. Peccato, Diver, avevo preso Puskas e Diver no, e vabbè, andiamo avanti. Vabbè, però intanto Puskas, diciamo che davanti siamo a posto. Noi faremo giocare di titolare Puskas e Okaka, e però siccome Okaka non è un bimbo, ha 35 anni, anche Puskas mi sembra sia un altro giovanotto, dobbiamo un attimino mettere, ecco qui arriva Puskas, lui è un giocatore di un certo tipo, è un giocatore che... Bomber, dovrà essere il nostro bomber, firma il contratto, però sono curioso di vedere anche quali sono le manifestazioni in cui noi partecipiamo, perché non so se siamo anche in Europa, non ne vediamo. Sicuramente vogliamo fare una bella anche, vogliamo vedere di andare più avanti possibile anche nel campionato. Puskas, Puskas, dai Puskas! Grazie mille per questo onore, forza scriviamo insieme, tutti insieme, la storia. Esagerare. Top! Oh, un'altra rosa dal Reading Blue per 3 milioni di gen. Ragazzi, trattati. La squadra ora comincia a esserci. Cos'è? Avanti. Devi uscire la squadra nazionale. Come? Devi ancora scegliere una squadra nazionale. Ah no. Ah, perché ci ho avuto una cosa? Carriera allenatore, offerte, squadre nazionali, guarda lì la Germania, il Sudafrica, la Cina, gli Stati Uniti, il Paraguay, la Macedonia del Nord. Offerta ricevuta, offerta ricevuta. Qui si può preparare i campionati del mondo, si potrebbe preparare i campionati del mondo, si potrebbe preparare. E chiaramente lui è un tedesco di Germania e la squadra è la Germania. Io direi accetta, quindi si fa doppio mister, ragazzi, non è, era dal PES 2020 che non succede. Vai, andiamo avanti, vai, quindi si può fare tutto e due. Sì, quindi si fa anche la mister nazionale tedesca, quindi ci sa anche tutte, penso siamo nel 2024, siamo vicini ai mondiali, dovrebbe esserci l'anno dei mondiali, 22-29, la preparazione degli europei, dunque gli europei era del 20 e 4-24, ci dovrebbero essere gli europei. Matteo, nuovo CT nazionale, l'ultimo voce, Matteo, c'è una proposta nazionale. Ragazzi. Quindi c'è.
anche Germania-Francia, abbiamo anche la partita Germania-Francia e Germania-Olanda, ragazzi, partitoni, eh? Guardati, allora, osservazione, mi sa che le migliori cose vengono qui, punta niente, oh, scamacca, ed è ragazzi, un'altra punta, mamma maga. E a me mi farebbe omodo questo scamacca, questo è forte, centrocampista, Rogue, lui, e anche lui è forte, Kikien dell'Atalanta, lui è forte, Kikien, Rogue, centrocampista, mi ci vuole a me, centrocampista, quanto mai ne vuole, Rogue, immaginate, senti, io direi, no, lui no, King, lui, prestito, 600, ok, andiamo. E poi io volevo prendere anche Rogue in prestito. 2000. Scamacca? Troppo. No, va bene così, dai. Andiamo avanti, squadra. Felipe Curcio. Accetta termine, vai. Va bene, ragazzi. Ce n'è altro? Sì, c'è questo, centrocampista CLD. Accettate, vai. Siamo tornati un pochino di qua e poi quindi si può riandare nella altre squadre. Giocatori a seguire. Lui, Kinne si è già fatto? No, Rog, no, troppo. Scamacca quanto vuole? 1 e 2. No, ragazzi, non ci si può permettere, dai, se no si fa cose. Ok, allora, io direi di chiudere qui. Andiamo avanti. Siamo vicini alle... il nostro calciomercato più o meno è finito. Più o meno, diciamo. Siamo al 12 di agosto. Siamo vicinissimi alla prossima. Qui ci sono qualche altra trattativa. Allora, nella mia squadra chi c'è? Scognamillo, trasferimento dell'Empoli, guarda, accetta termine, arriviamoci un ritorno su Scognamillo, può andare proprio via, vai via, la punta, un Fox, rinegozia, e non si regala niente, eh? Poi, e poi c'è altre squadre, quindi ok, accettate, abbiamo preso anche questo giocatore interessantissimo, quindi è un CLS anche se in prestito un anno, però per un anno ce lo facciamo, ok. Felipe Curcio, il Kimin usano lui dal Rostov, ok, allora avanziamo e dopo ci salutiamo, andiamo un po'. Ecco, vedete, ci sono già questi, un altro calcio, un altro giorno di trattative. Ma noi ormai, ecco, il giocatore dell'Atalanta, in prestito. E poi, saltiamo. Quindi, ok, Empoli ingaggia Scognamillo, che non ci vuole stare con noi, quindi. Allora, diciamo, le partite... Allora, vediamo un po', trattative, la mia squadra, il portiere no, niente. Fine per dire. No, per dire il portiere no. Questa punta. Cruciamo. Altre squadre. Fine. Ok. Osservazione. Scamacca e Rogue, non ce la possiamo perdere. Ecco. In Russia. Altri giocatori da seguire. Centrocampista. Io piglierei a Guglielmo. Onnipresente. Anche ogni volta. Vai. Io abbasserei un po'. Vai. Questo c'è un centrocampista interessante. Giulia. Esatto. Vai. Io direi a questo punto di andare avanti e arrivare alla prima partita che faremo nel prossimo video, che metteremo a posto tutta la squadra e vediamo se lo facciamo in live oppure no. No, ancora. Andiamo avanti, 15 agosto, ragazzi, andiamo avanti, vediamo che se qualcuno tratta di mia squadra, qualcuno vuole essere lui. Buona vista. Senti, accettate, tanto non le vuole nessuno questi giocatori, a centrocampo siamo a posto.
questo? Nintendo Entertainment sono finalizzate. Cosa tenete di... Ok, vai. Accettate. Poi ci abbiamo un pochino più di ingaggio. Oh, poi possiamo anche fare anche un'altra cosa. Potete a seguire. Punta no, punta no. Rogue quanto ci voleva? Troppi soldi. Prestito per un anno. 2000. Troppo, no, no. Troppo. Allora prendiamoci Inghilterra, ci abbiamo una punta. Start. Un altro start giocatore. Centrocampista. Via trasferimento. 2000. Ok. Questo. Vai. Ok. Quindi i tutti e due centrocampisti russi. Quelli costano un po' meno. Ok. Andiamo avanti, avanti. Però ci dovrebbe essere il coso e noi ci salutiamo. 47 minuti per fare il calcio mercato. Ok, qui c'è ancora. Oh, il 16. Molto. Sono trattativi, sono molto più. Fate squadre, cosa vuoi? Da chi ne ha detto va bene? Non è ok. Era poi su condizioni. Accetta, vai. Stiamo accettando, va bene. Vai, Guglie vieni. E Drago non si sente. Ma va bene. Avanti. I russi più importanti, vai, filmato. C'è una compagna, vedo un compagno per la squadra, dove debuttare. Andiamo avanti. Altre squadre. Questo squadra è andato a proporre i propri 2 milioni. Posto trasferimento, cambio annuale proposto. Fuori mercato, andiamo un po'. Rinegozia. My friend, she keeps on worrying much. On top of that, it's true, I see. People never recognize me. No, non ci pensate nemmeno. Il difensore centrale è troppo forte. No style, I'm nobody, I'm nobody, I'm nobody. Ok, finito. Squadre nazionali, la convocazione. Questa la vediamo dopo, stiamo guardando i nostri obiettivi. Nessuno sa. Osservazione. Tutti punti, tutto ci interessa. Rog. D'altra parte gli obiettivi comunque. Tennis. Ok. Convoluzione, non so come farle. Ok, annuncio su tre squadre nazionale. Convocato la nazionale, c'è uno stupendo. Ecco, programma. Vediamo un po' la nazionale che c'è. Con la Francia, amichevole. Ah, Euro, cioè Euro 2020. Prima giornata, Serbia, Svizzera e Scozia. Certo, ah, guarda cazzo. Queste amichevoli qui, poi dopo il 2024 era il 2020. Ah, vabbè. Ok, dai, vediamo un po' l'ultima cosa, trattative, e poi dopo chiudiamo. Altre squadre, cosa c'è? Dragon? Degli annuali no, non posso. Fine trattative. Non posso. Va bene, sì. Andiamo avanti e siamo arrivati alla squadra che poi appunto vedremo nella prossimo video, che sarà live oppure no. Quindi Rosto contro il Mosca, la prima squadra di Mosca, la Lokomotiv, poi c'è lo Sparta Mosca, vedete che ce ne sono diverse. Inaugurazione del campionato. Sono andata a vedere la di Brioni, formazione per la squadra di partita. Questo va visto. In porta, in campo può darsi lo faccio giocare, ma non.
Ok, ok ragazzi, ok, vengo inizio a metà dell'opera, ok, io direi, tanto salviamo e lo mettiamo qui, ok, noi ci salutiamo ragazzi, se vi è piaciuto questo video come sempre mettete un like e seguite le gesta del faccione, o meglio, di Lothar Matthäus, per questa, diciamo, carriera che secondo me sarà molto molto interessante. Vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi. Ciao!